Buonasera, bentornati telespettatori al telegiornale di RTA. Alcune persone ci hanno segnalato che prenotando visite ed esami non hanno potuto realizzarli al Santa Maria di Borgotaro, ma sono stati indirizzati altrove con indubbi disagi a causa degli spostamenti anche di svariati chilometri. Abbiamo chiesto all'azienda USL spiegazioni. L'ospedale Santa Maria di Borgotaro ha ripreso ormai da diversi giorni la propria attività sia nei reparti che per quanto riguarda visite ed esami, ma non si è ancora a pieno regime. Sono infatti molte le prenotazioni in sospeso, circa 100.000 per oltre 500.000 esami che l'azienda USL deve effettuare su tutto il territorio di propria competenza. Esami del sangue e visite specialistiche fermi per l'emergenza Covid e che ora hanno ripreso, ma con innegabili disagi per gli utenti dovuti al numero elevatissimo da recuperare, al quale si vanno a sommare le nuove prenotazioni e le misure di sanificazione che non consentono la stessa rapidità di prima. Ad esempio, se per un prelievo di sangue ci si impiegavano 5 minuti, ora di tempo ne serve almeno il doppio, perché dopo ogni paziente si deve sanificare tutto. E così capita che per un esame del sangue si venga mandati a Fornovo Taro, per una ecografia a Langhirano, per una visita cardiologica o una radiografia a Parma, come ci hanno confermato diversi cittadini, o ancora per un eco articolare a Bardi. Capiamo il disagio e ce ne scusiamo, dicono dall'AUSL, ma la priorità per noi rimane garantire il servizio al cittadino. La precedenza viene data nella struttura del Santa Maria a tutte le prenotazioni pre-Covid e alle urgenze, che debbono essere sempre garantite. I tempi si sono notevolmente allungati a causa delle lunghe liste d'attesa e quindi più pazienti corrono il rischio di dover essere inviati in ambulatori non vicini. Ma l'importante è riuscire a fornire il servizio nel minor tempo possibile, anche con il fastidio, lo capiamo, di fare qualche chilometro in più del dovuto, prenotando il primo posto libero presente sul territorio della provincia. Autobus sostitutivi nella tratta ferroviaria Bercetto-Pontremoli, ma anche per questo servizio i disagi per i pendolari non mancano. Vediamo. Ancora denunce da parte di pendolari stanchi dei continui disservizi che devono subire nella tratta ferroviaria Parma-Pontremoli. Dallo scorso 14 giugno si stanno effettuando lavori di potenziamento e di manutenzione tra le stazioni di Berceto e Pontremoli e per questo il tratto in questione è chiuso con conseguente sospensione della circolazione dei treni per permettere l'avanzamento del cantiere sino a martedì 21 luglio. Si tratta di un intervento importante di circa 3 milioni di euro che riguarda gallerie, ponti, binari e linea elettrica. RFI ha così organizzato bus sostitutivi. Peccato, ci scrive un telespettatore, che questi non sempre funzionino. Ed essendo un pendolare che viaggia tutti i giorni per lavoro, i servizi a disposizione vorrei poterli utilizzare. Ieri, prosegue il racconto, l'autobus delle 20:25 per Pontremoli non sapevamo dove fosse, quale il binario. Dalle 20 nessun pullman è partito, anzi in verità uno sì, ma molto prima dell'orario segnalato, appunto 20:25. Ma alla mia domanda se andassi a Pontremoli, l'autista ha risposto no. E termina l'amaro racconto, alle 20:51 il pullman scuro è ancora fermo lì, allo stesso punto, e noi non sappiamo quando partiremo e faremo rientro a casa. Vi ricordate delle mascherine che sono state realizzate in casa da diverse donne e ragazze in piena emergenza coronavirus quando non si trovavano? Bene, le volontarie ne hanno consegnate un numero notevole all'Istituto Manara a Borgotaro in vista della ripartenza delle elezioni a settembre. Consegnate all'Istituto Comprensivo di Borgo Valditaro un set di mascherine che serviranno sia per il personale sia per gli alunni al momento della ripresa regolare dell'attività didattica. Le mascherine sono state realizzate da un gruppo di volontarie che ne hanno fatto un numero cospicuo serviranno non soltanto alle scuole ma anche al paese. Sono state in parte distribuite dalla Protezione Civile. Questa mattina le signore del comitato le hanno consegnate personalmente il set per l'Istituto Comprensivo.
fantastico. Una delle prime emergenze nate da questa, in questo terribile momento è stato quello delle mascherine. La mancanza delle mascherine, non se ne trovava, e quindi è nata questa idea da un piccolo gruppo all'inizio di farle in casa. Si è recuperato il materiale, stoffa che si aveva in soffitta o in armadio, e si è cominciato a farle. C'è stato subito una grande adesione da parte di molte signore di Borgotaro, e poi il gruppo si è allargato anche a territorio di Bardi, di Bedonia, a signore di Albareto, di Compiano, di tutta la nostra vallata. In qualche modo hanno contribuito, sia fornendo materiale che cucendo mascherine. In tutto pensiamo di averne fatte sui 5.000, quindi sono state consegnate alla Protezione Civile le prime, che le ha distribuite a tutto il territorio comunale, a tutte le famiglie. Dopodiché abbiamo pensato che anche i nostri bambini dovevano uscire di casa prima o poi, e abbiamo iniziato a a cucire mascherine, cercando anche tessuti nuovi, più colorati. E poi ci è arrivato l'input della scuola di consegnarle alla scuola stessa. Avevamo pensato in un primo momento di distribuirle a casa, però sappiamo che all'inizio dell'anno scolastico del prossimo anno le mascherine saranno obbligatorie. Quindi il preside ci ha chiesto se potevamo consegnarle alla scuola, che le avrebbe poi distribuite agli alunni di tutto l'istituto comprensivo, dalla materna alle medie, all'inizio del prossimo anno scolastico. Un gesto che è stato gradito dalla dirigenza dell'Istituto Comprensivo di Borgo Valditaro, e che sarà sicuramente utilissimo, perché appunto ci sarà questa obbligatorietà alla ripresa delle lezioni, e questa donazione sgrava la scuola anche da un esborso economico. Sì, io ringrazio le signore di Borgotaro, hanno fatto un lavoro meraviglioso, stupendo, e abbiamo ricevuto volentieri queste mascherine che terremo qui, le custodiremo per i nostri ragazzi alla ripresa a settembre, quindi le consegneremo loro. Come vedete l'ho indossata anch'io, sono molto belle, fatte molto bene, soprattutto il gesto, che è molto bello, molto importante, e sapere che un gruppo di signore borgotaresi si è presa cura dei nostri ragazzi, della scuola e quindi della nostra comunità, è davvero un pensiero molto molto bello, e ringrazio ancora le signore di questo. E provvederemo comunque a consegnare le mascherine ad ogni ragazzo, ad ogni alunno del nostro istituto alla ripresa delle lezioni a settembre. Bellissimo gesto da parte appunto delle signore di Borgotaro, che in questo periodo di lockdown hanno lavorato per realizzare appunto queste mascherine. Ancora una volta io credo che Borgotaro debba essere orgoglioso di avere dei volontari e delle persone che si danno da fare per il bene degli altri. Arrivata l'estate alla ditta Nuova Montelli di Borgotaro, con prodotti di stagione come ciliegie, pesche, noci pesche, cocomeri di origine italiana, sempre a prezzi imbattibili. Anche dopo la riapertura al pubblico, la ditta Nuova Montelli informa la gentile clientela che continuerà a svolgere servizio di consegna a domicilio. Per maggiori informazioni potete contattare il negozio di Via Cassio al 338-59-28845 o il magazzino di Via Europa allo 0525-96361. E ora siamo presenti anche al mercato del lunedì mattina. Ditta Nuova Montelli, sempre più vicina a voi. Passate parole. Dal 1 giugno al
al 31 luglio il centro ottico del maestro riprende la promozione Scegli il tuo regalo. Potrai infatti scegliere tra una montatura in omaggio per ogni acquisto di un occhiale completo da scegliere tra quelle indicate in negozio, oppure una lente in omaggio per ogni acquisto di un occhiale completo con coppia di lenti antiriflesso di ultima generazione. Il centro ottico del maestro vi aspetta in ogni punto vendita a Fornovo, Borgotaro, Bardi, Varese Ligure e anche direttamente sul sito internet www.delmaestro.it. Dal 1 giugno al 31 luglio scegli il tuo regalo al centro ottico del maestro. Finalmente si ritorna a tavola. Il ristorante Manobiola vi aspetta con la sua strepitosa cucina casalinga, dove i grandi protagonisti sono i funghi porcini nostrani tutto l'anno, i tantissimi piatti cucinati a base di cacciagione in tutte le versioni. Dunque, ristorante Manobiola, la scelta giusta a Bergotto di Berceto. Per prenotare telefono 0525 64 511 e buon appetito, si ritorna a tavola. Verifichiamo la qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Più che mai bisogna mangiare genuino, mangiare quello che viene consigliato da chi ha speso la sua professionalità a garantire qualità a tutto quello che trovate nella macelleria Equina Brugnoli Paolo a Borgo Valditaro in Piazza della Legna. Meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne equina, carne genuina, carne sopraffina. Scoprite dunque il centro storico di Borgotaro e il vero centro commerciale a cielo aperto, tutto come tanto tempo fa. Macelleria Equina, Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, Borgo Valditaro, Piazza della Legna. Il sindaco di Varano de' Melegari, Giuseppe Restiani, parla ai genitori degli alunni che frequentano la scuola nel suo comune e comunica la sospensione causa Covid-19 delle spese mensa e il trasporto scolastico. Questa operazione è venuta a seguito della chiusura delle scuole a causa dell'emergenza Covid-19. Il comune ha sospeso il pagamento delle rette per le mense e il trasporto scolastico per non pesare ulteriormente sulle famiglie, già alle prese con altri disagi, ma ha provveduto pubblicamente a anticipare le quote alle ditte che svolgono questi servizi. Tengo a precisare che parliamo di gennaio e febbraio, fino a che sono state aperte le scuole. Abbiamo aspettato il più possibile perché sappiamo bene che per molti la situazione è ancora critica. Purtroppo scadenze decise a livello nazionale e per quale noi non possiamo chiedere proroga non ci consentono di rimandare ancora. Vi chiediamo quindi di provvedere entro il 29 giugno 2020 al pagamento delle rette per servizi effettivamente fruiti nel mese di gennaio e febbraio fino al 22 febbraio, giorno di chiusura delle scuole. Nulla è violato. E questo lo ripeto, nulla ovviamente è dovuto per il periodo di chiusura. Perché è importante rispettare le scadenze? Perché dal 1 luglio, tanto per non cambiare, entrerà in vigore in tutta Italia il nuovo sistema telematico Pago PA, che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente dai cittadini per tutti i pagamenti alle pubbliche amministrazioni, comuni compresi. Quindi da quella data non sarà più possibile poi per non ricevere i pagamenti con sistemi diversi da quello, mentre provvedendo al saldo entro quella data potrete procedere anche con i canali da voi già utilizzati in precedenza. Tanto per cambiarci, hanno complicato, il pagamento viene fatto col pago PA, con la pubblica amministrazione, tutto informatizzato, quindi per molte persone è facile, per molte altre un po' meno. Quindi abbiamo pensato di fare questo messaggio in modo di mettervi nelle condizioni di questa ultima tranche per l'anno scolastico 2019-2020 di risolvere questo problema. Comunque vi esorto, per ulteriori chiarimenti potete contattare l'ufficio entrate al numero, lo ripeto piano, 0525 55 00 38
Questo è un ringraziamento che vi faccio per l'attenzione che mi avete dato. Se avete bisogno, oltre a questo numero, che lo ripeto, 0525 55 0038, potete contattare anche il sottoscritto, anche l'assessore Spaltini e tutte le persone che conoscete all'interno del comune che qualcosa vi sapranno dire. Regione Emilia-Romagna, 4 milioni e mezzo di alberi in più nei prossimi 5 anni, uno per ogni abitante. Parte il bando per i vivai regionali dove cittadini, enti locali, scuole, associazioni ed imprese potranno ritirarli gratuitamente e piantarli. 4 milioni e mezzo di alberi in più nei prossimi 5 anni, uno per ciascuno dei suoi abitanti, per far divenire l'Emilia-Romagna il corridoio verde d'Italia. Una nuova pianta per ogni residente a partire dalle prime 500.000 che saranno piantate già quest'anno e che cresceranno nei giardini privati e delle scuole in aree pubbliche e private e che si vanno ad aggiungere alle 200.000 annuali che già la Regione distribuiva tramite i propri vivai. Lo aveva promesso in campagna elettorale il presidente Stefano Bonaccini e sono già state costruite le condizioni per iniziare a farlo. Infatti, il prossimo 22 giugno apre il bando riservato ai vivai dell'Emilia-Romagna per la distribuzione gratuita degli alberi a cittadini, enti locali, istituti scolastici, associazioni ed imprese. A sostenere l'intervento nel suo complesso un maxi finanziamento di 14,2 milioni di euro che la Regione si impegna a mettere in campo fino al 2024. Con la prima tranche da 1,6 milioni di euro immediatamente disponibili e suddivisi tra le province in base alla loro estensione territoriale e alla popolazione residente, per la provincia di Parma arrivano subito oltre 200.000 euro. Un progetto green che rientra nel programma di legislatura della Giunta regionale, una iniziativa strategica che guarda già alla fase 3 del post-emergenza Covid, puntando sulla natura come alleato fondamentale per abbattere le emissioni, tutelare il paesaggio, rendere più attrattivo il territorio e vincere la sfida del cambiamento climatico. Per ogni area dell'Emilia-Romagna, pianura, costa, colline e montagna, è stato definito uno specifico elenco di essenze, per lo più autoctone, fra le quali si potranno scegliere quali mettere a dimora, ritirandone dai vivai. Tutti gli alberi di alta qualità, per assicurarne l'attecchimento, saranno geolocalizzati per seguirne la crescita uno a uno. Prende quindi il via un importante percorso di partecipazione aperto a tutti coloro che vorranno dare il proprio supporto alla piantumazione e promuovere attività di sensibilizzazione anche in vista della Giornata Nazionale dell'Albero del 21 novembre. L'amministrazione comunale di Bardi festeggerà il prossimo 24 giugno il proprio patrono San Giovanni Battista. Alle 11 si terrà la Santa Messa col gonfalone al Groppo San Giovanni e a seguire ci sarà la premiazione del Benemerito 2020. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Alla Ferramenta Baudassi i prezzi sono sempre più bassi. Lettini da sole pieghevoli made in Italy a 29,90 euro. Piscina gonfiabile per bambini a partire da 15,90 euro. Barbecue a carbonella a partire da 46,90 euro. Set di vanetto in vimini, poltrona, tavolino più due seggiole, 239 euro. Disponibile anche in rattan marrone. Ombrelloni da giardino a partire da 16,90 euro. Disponibile di varie misure. È sempre Baudassi che fa prezzi bassi. Gentile cliente, le officine Autogroup di Ghiare di Berceto e Bertorella sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre, per venire incontro alle esigenze della nostra clientela, offriamo gratuitamente il servizio di ritiro e consegna a domicilio della vostra auto. Per la nostra e la vostra incolumità, l'abitacolo verrà igienizzato con prodotti specifici. Per qualsiasi chiarimento o informazioni, non esitare a contattarci. Officina Ghiare 0525 68360 oppure 329 329 7636. Officina Bertorella 0525 990176.
L'ipermercato Carrefour di Bedonia offre il servizio a domicilio gratuito nel comune di Bedonia, coprendo anche i comuni di Tornolo e Compiano. Grande novità al Carrefour di Bedonia: sushi fresco di ottima qualità con ordini su prenotazione nei giorni di giovedì, sabato e martedì. Buon appetito! Per ordini e informazioni 0525 824535. 35. Per ordini via mail info@supermercatosmc.it, WhatsApp 333 6793 607. Happy for Pets è aperto a tutta la clientela con clamorose occasioni. Sarete accolti in ambiente igienizzato per garantire la massima sicurezza a noi e ai nostri clienti. Happy for Pets vi aspetta numerosissimi in via Primo Brindani a Borgo Taro. Sono il dottor Mazzocchi, responsabile dell'endoscopia di Borgo Taro. Voglio presentarvi la cabina che mantiene gli strumenti in alta disinfezione, pronti per l'uso, e che è nuova, è una strumentazione proprio l'ultimo ritrovato della tecnologia. Continua a dare una mano alla prevenzione e alla diagnosi precoce versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Insieme per Vivere, che lavora per il tuo ospedale. Inizia negli anni 60, ma esplode una decina di anni dopo. Donatello nel 1970 scala le classifiche con il brano Io mi fermo qui, sicuramente la sua canzone più famosa che gli aprirà le porte del successo. Partecipa a diversi festival di Sanremo, programmi TV e anche quando le luci della ribalta non lo illuminano più come prima, il suo indiscusso talento non viene certo dimenticato e il pubblico continua a seguirlo nei numerosi concerti che tiene in giro per l'Italia e non solo. Tra poco alle 20.35 RTA vi propone la serata che il cantante ha tenuto l'estate scorsa al Residence Campoplano di Compiano negli spazi adiacenti la piscina. Alla serata hanno preso parte anche Daniela Bassi, che conduce sulla nostra emittente il programma Balla che ti passa, ed un ospite di Campoplano, Giorgio Gregori. Oltre un'ora e mezza di canzoni indimenticabili interpretate da una voce ancora vibrante e coinvolgente. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne e sé. Cantava Help, The Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra. Domani 17 giugno, mercoledì, al mattino nuvoloso, molto nuvoloso sul settore più occidentale della regione con possibili isolati rovesci. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a cui saranno associate precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, tendenza ad ampie schiarite dal tardo pomeriggio. Temperature minime stazionarie intorno ai 13 gradi, massime tra 21 e 22 gradi, deboli i venti. Tra poco, come preannunciato nel TG poco fa, alle 20.35, il concerto di Donatello al Residence Campoplano di Compiano nell'agosto del 2019, uno speciale di Stefano Berni. Alle 22 il TG, 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli dell'anno 2000. E anche per oggi è tutto con l'informazione. Grazie, a domani.